L'appuntamento di quest'anno parte in tour perché portiamo il Moonlight nella provincia, ad Arezzo invece avremo un calendario a settembre, sempre nella fraternità, nella terrazza di fraternità. Gli appuntamenti di luglio sono appunto uno per ogni vallata, abbiamo ritenuto di voler provare questa nuova esperienza di portare appunto fuori da Arezzo questo festival che ormai è al terzo anno. Il Moonlight Festival in tour nelle vallate aretine, l'edizione 2024 dell'evento letterario raddoppia infatti il calendario e si allarga a Valdarno, Valtiberina, Valdichiana e Casentino per poi tornare a settembre in Piazza Grande con le serate conclusive da giovedì 12 a venerdì 14 settembre. In questa tornata ci siamo allargati la provincia, quindi abbiamo coinvolto altri comuni in modo da insomma, allargare questa proposta che abbiamo visto molto gradita dal pubblico e con critiche abbastanza positive, quindi con il nostro intento sempre di allargare gli eventi e coinvolgere sempre anche attività che non siano tutte sempre i centri storici ma anche le periferie, cerchiamo di portare questa ventata anche di cultura oltre che di commercio, perché poi il libro si vende e anche parte del tessuto commerciale questo. Da martedì 16 a venerdì 19 luglio tappe a San Giovanni Valdarno, Anghiari, Castiglion Fiorentino e Bibbiena. Gli autori vengono volentieri perché appunto è un festival assolutamente credibile, di livello culturale importante e quindi diciamo, si è creata questa doppia sinergia, la parte delle vallate e la parte poi a settembre su Arezzo. Gli autori sono tutti autori importanti, si va da Bernardo Zannoni che è vincitore del premio Campiello, a Rick Dufer che è uno dei più diciamo, importanti filosofi anche presente sul web, quindi magari anche rivolto alle generazioni più giovani. Avremo anche qui, sempre per le generazioni più giovani, Frezza e Peloponese che sono appunto due criminologhe molto popolari e chiudiamo con l'ex direttore del Sole 24 Ore, attuale direttore del Mattino, Roberto Cotroneo, per poi lanciarsi su settembre dove abbiamo già le prime conferme e esordiremo il 12 con Nicola Gratteri, il popolarissimo magistrato che per noi appunto è un onore ospitare. Avremo Sara Lucaroni, avremo Antonio Padellaro, altra una delle più importanti e prestigiose firme italiane, e Vinicio Marchioni che è uno degli attori più popolari sui nostri schermi e non solo.